Benvenuti nuovamente cari MTIers, sono nuovamente qui a parlarvi di Giappone, è passato un bel po' di tempo e qui alla mia sinistra vedete già la zona sud del Giappone, cioè lo Shikoku, la zona di Hiroshima e quella di Fukuoka con tutto il Kyushu e quindi partiamo! Prima di passare ai consigli voglio ricapitolare alcune cose. Intanto di mettete per piacere mi piace, iscrivetevi al canale, commentate e condividete i miei video, che quello mi fa sempre piacere e di cui vi ringrazio sempre tanto. Vi ricordo che è meglio recuperare il video di metà ottobre in cui ho elencato la base di viaggio per chi ci è andato la prima volta e ha a disposizione un 10-12 giorni da passare lì. In questo caso i giorni dovranno essere di più e io mi aggancerò proprio a quel viaggio base con queste altre tappe. Avete tutto il tempo di pianificare questa cosa perché il Giappone è ancora chiuso. E infatti anche i residenti stranieri o i businessmen hanno veramente tanti problemi ad entrare in Giappone oltre a tutti i controlli sanitari che bisogna fare. Quindi mettiamoci l'anima in pace e semplicemente pensiamo a come organizzare il nostro futuro viaggio, così ci rilassiamo anche un attimo. E inizio a parlare subito dello Shikoku, semplicemente perché è il più vicino da raggiungere dall'area di Osaka e Kobe. Però non lo si fa in treno, o meglio, per farlo in treno dovresti fare un giro lunghissimo ed è più rapido usare l'autobus direttamente da Kobe per poi prendere addirittura la Kashi Kaikyo Bridge, che adesso vi faccio vedere in una foto, sono esattamente su quell'autobus che vi sto consigliando di prendere, un highway bus che arriva, fra l'altro, a Naruto. Ed è molto interessante, l'autobus compie il tragitto Kobe-Tokushima. Parlo di Naruto semplicemente perché in questa zona, se voi seguono oltre al cartone o conoscono anche la lingua giapponese, Naruto vuol dire un gorgo. E infatti sotto questo ponte, che non è la Kashi Kaikyo Bridge, il ponte a campata unica più lungo del mondo, questo qui è il ponte che vi ho fatto vedere prima, qua vicino a proprio la città di Naruto, questo ponte qui. È interessante perché da lì ci puoi andare direttamente sopra e vedere i gorghi che si formano. Noi non ne abbiamo ovviamente visti quando ci siamo andati nel 2018 con Fabietto San, però è stato molto interessante prendere l'autobus, fare tutta quella parte, perché è secondo me una parte molto naturalistica del Giappone senza dover andare in Hokkaido. Ci si mette però tanto tempo, perché per fare questo viaggio qui ci abbiamo messo in autobus qualche ora e poi è un po' scomodo perché comunque hai le valigie da portarti dietro. L'autobus arriverebbe fino a Tokushima, che non abbiamo visto, e questo un po' mi dispiace. Da Naruto il mio consiglio è quello, a questo punto, dopo che siete scesi e avete visto i gorghi che si formano in questa zona qua, di prendere il treno e andare fino a Takamatsu, che è quassù, dove invece di cose da fare ce ne sono un po' di più. Vi faccio vedere un attimo com'è lo Shikoku, perché ci siamo fermati in questa stazione e ve la faccio vedere da questa immagine. Siamo veramente nella campagna, nel nulla, ed è stato fermarsi a cambiare treno in questa stazione un'esperienza stessa di viaggio. È stato molto bello, isolato, estremamente tranquillo, una giornata favolosa fra l'altro, quindi ha meritato tantissimo. Dai Kenotani deve andare fino a Takamatsu, e effettivamente si perde un po' di tempo, qualche ora, perché non sono treni rapidi. Arrivati a Takamatsu, che cosa si può fare invece? Noi siamo successivamente andati a Ritsurin Garden. A me è piaciuto molto, anche perché comunque era primavera, come potete vedere un classico giardino giapponese, e la notte era anche ben illuminato e creava una bella atmosfera. L'ingresso ovviamente è a pagamento, ma è veramente poco, e comunque ci sono tante cose, attrazioni, e comunque molto bello per fare le foto, quindi lo consiglio particolarmente. Sempre a Takamatsu ci può essere la zona del castello di Takamatsu, che non è tanto grande, però è comunque, cioè, si può perdere qualche ora per andarlo a guardare. Se invece volete fare delle spese, una zona che vi consiglio è quest'area commerciale qui di Takamatsu, che è molto particolare, e ci sono anche delle cose interessanti da mangiare, come gli udon,
questo è il piatto che ho preso io, fatti con una maniera proprio di Takamatsu, e sono veramente buoni e particolari. Ecco, questo è il menù del ristorante dove sono andato, magari segnatevelo, e a me è piaciuto particolarmente. Quindi anche questi cibi da provare delle zone che sono diverse da zona a zona del Giappone è molto interessante. Il giro da Kobe a Takamatsu potrebbe valere la pena al massimo per due notti, una per me è già più che sufficiente, che è quello che abbiamo fatto io e Fabietto San. Se volete aggiungere un'altra notte nello Shikoku, si potrebbe andare a Matsuyama, altrimenti da Takamatsu si prende il treno fino a Okayama e infine si può scendere a Hiroshima. Ma fermiamoci un attimo su Matsuyama. Su Matsuyama è molto interessante da vedere anche il castello, tutta questa zona qui, ma soprattutto la parte onsen è molto famosa. Quindi questi onsen, Dogo Onsen e via dicendo, sono secondo me da vedere, ovviamente non da pernottare probabilmente perché i costi diventerebbero eccessivi, ma di sicuro è una delle prossime tappe che vorrei fare in un viaggio, anche perché mi piacerebbe passare più tempo nello Shikoku, che ho visto un Giappone molto più lento e più tranquillo, un Giappone che mi può piacere. Da Matsuyama ci dovrebbe essere tranquillamente il traghetto che porta a Kure, quindi da lì si può prendere il treno e arrivare a Hiroshima. Il traghetto dovrebbe esserci anche della JR, quindi se avete il Japan Rail Pass dovrebbe esservi gratuito, ma è meglio cercare conferme perché io da un po' effettivamente che non ci guardo. Siamo finalmente arrivati a Hiroshima, tappa secondo me fondamentale se si vuole andare nel sud del Giappone. Bisogna almeno passarci due notti e adesso vi spiego il perché. Intanto, dal punto di vista culinario, hanno degli ottimi okonomiyaki e infatti sono proprio originari di Hiroshima. E seconda cosa, ovviamente, il parco memoriale della bomba atomica con annesso museo. Io e Fabietto ci siamo stati nel 2013, queste sono le mie foto dell'epoca, questa è una foto del vecchio allestimento, credo degli anni 90, adesso l'hanno tutto rinnovato e secondo me veramente un ingresso che avrò pagato 50 o 100 yen, quindi veramente nulla, è un'esperienza che ti cambia veramente tanto e credo sia doveroso per tutti i turisti andare in questo museo per ricordarsi che cosa vuol dire veramente la guerra. A Hiroshima si può anche comunque andare a Ijiyama Park oppure a vedere la ricostruzione del castello di Hiroshima che ovviamente era stato tirato giù per la bomba atomica. Dico perché ci bisogna passare due notti, l'altra la si passa sull'isola di Itsukushima ed è molto interessante sicuramente perché ci dovrebbe essere una cosa che tutti voi avete già visto nelle foto giapponesi. Mi riferisco ovviamente al Tori nell'acqua, eccolo qui, ovviamente fa parte del tempio di Itsukushima che potete vedere qua, ovviamente ho fatto una panoramica gigantesca e anche qui non so quanto possiate vedere, ma comunque è un tempio bellissimo, totalmente sull'acqua, segue l'alta marea, quindi quando c'è la bassa marea potete andare a camminare tranquillamente dentro al Tori, come ho fatto io e la gente di questa foto, oppure aspettare che sia alto e quindi godervi questo Tori sepolto dalle acque. Oltre a farvi un giro al santuario, quindi Itsukushima, in realtà è molto bella da visitare anche dal punto di vista naturalistico. Io e Fabietto nel 2013 siamo arrivati fin sopra all'osservatorio del Monte Misen, che qui lo vedete già costruito, ma nel 2013 lo stavano costruendo. È abbastanza impattante, ma comunque merita. Il mio consiglio è di andare su a piedi con questa bellissima strada, comunque abbastanza percorribile rapidamente senza troppe difficoltà anche da chi non è troppo avvezzo al trekking, rimanere a guardare questo osservatorio, quindi dal monte tutta l'area di Hiroshima. Anche qui c'è una bellissima, qui è Hiroshima, fra l'altro da questo punto dove io ho fatto questa panoramica era un punto di osservazione durante la Seconda Guerra Mondiale e il giorno dell'esplosione dell'atomica, che esplosa più o meno in questa zona, c'era un militare che stava proprio guardando lì. Io non oso immaginare come sia rabbrividito. Tra l'altro c'è anche una targhetta appunto che lo ricorda.
a scendere dal Monte Misen, visto che sarete affaticati, potete prendere questa doppia ropeway, quindi questa doppia funicolare e funivia, per scendere. Noi la fate al contrario, potete farla sia salire che ascendere, tutti i giapponesi o quasi lo fanno. Io vi consiglio di passare anche in mezzo a questo percorso, perché è tranquillo, non c'è nessuno, e comunque una giornata sull'isola sarebbe meglio passarla. Per arrivare all'isola noi abbiamo preso il treno dalla stazione di Hiroshima fino a questa fermata, dove dall'altra parte, adesso ve lo faccio vedere meglio la fermata, c'è esattamente il traghetto. Sono due tipi di traghetto, uno è della JR, se avete già il Japan Rail Pass attivo è gratuito, ed è quello che abbiamo preso io e Fabietto, quindi risparmierete anche quei soldi. Dopo Hiroshima abbiamo già aggiunto dai 3 ai 5 giorni in più di viaggio in Giappone. Ebbene, però ci manca ancora il Kyushu, e qui dovremmo aggiungerne secondo me altri 4 o 5. Si può prendere tranquillamente da Hiroshima allo Shinkansen e arrivare fino a Fukuoka, che secondo il sito di Iperdia che vi avevo già consigliato ci impiega un'oretta e mezzo, quindi la giornata comunque rimane a vostra disposizione per vedervi anche Fukuoka. Adesso ve lo faccio vedere un po' meglio, qualche cosa in effetti ci può essere, non tantissimo, quel poco che sono riuscito a vedere nel 2013 non mi ha chissà come preso, ma Fabietto, che ha potuto vedere un po' di più, ha detto che comunque gli è piaciuta molto. Quindi una mezza giornata si può passare a Fukuoka, guardare alcune cose particolari, vie commerciali o comunque qualche tempio che è molto interessante. Da Fukuoka però, preso come base di spostamento, in giornata si fa relativamente in fretta a raggiungere Beppu oppure Nagasaki, altro luogo famoso per la bomba atomica, o infine un po' più giù Kagoshima. Inizio da Nagasaki. Nagasaki ovviamente è famosa anche lì per l'esplosione della bomba atomica, la seconda. C'è un museo anche lì da visitare, e in effetti è secondo me da vedere, anche perché è molto più, non dico occidentale, ma essendo un porto che già all'epoca, già da tardo periodo, aveva collegamenti con l'Occidente, ci sono, come potete già vedere, delle cattedrali, delle chiese, è molto più, diciamo, occidentale, friendly. E poi io metterei anche da vedere quest'isolotta che dal 2013-2014 è di nuovo possibile visitare previa prenotazione, ed è l'isola di Ashima, nota per film di 007, ma soprattutto per essere una città-fortezza dove per un certo periodo c'è stata la densità abitativa più grande del mondo. Per arrivare a Nagasaki ci vogliono quasi 2 ore di treno, come appunto dice la nostra buona Iperdia, e quindi considerate anche questo nella visita. 4 ore vi andranno via solo nello spostamento. Per quello che c'è da vedere, probabilmente potrebbe bastarvi questa toccata e fuga. Va un po' meglio, a dire il vero, per arrivare a Kagoshima, perché a Kagoshima abbiamo lo Shinkansen che arriva direttamente lì, perché Kagoshima, in prima fra tutte, è quest'isola vulcanica che ogni tanto si mette a eruttare ancora. È molto bella, molto particolare, perché proprio sta chiudendo questa baia di Kagoshima, e in più c'è quest'isola che, se si hanno dei giorni in più e via dicendo, Yakushima, si può decidere di andarla a visitare. Quanto ci vuole in treno? In treno ci vuole relativamente poco, perché come vedete bastano 1 ora e mezza di Shinkansen, che se avete ovviamente il Japan Rail Pass vi viene anche gratuito, e ci mettete meno che andare a Nagasaki. L'ultima invece è su Beppu, una città balneare molto nota tra gli anni 80 e 90 in Giappone. Secondo me merita una visita, ci vuole un po' di tempo, perché comunque un'altra ora e mezza, 1 ora e 50, quasi 2, ci vogliono da Fukuoka per arrivare lì. Ma che cosa c'è da vedere? A parte tutta la parte, diciamo, balneare, che potrebbe ricordare quella di una Rimini degli anni 80, in effetti si discosta poco, ci sono in realtà tutti gli onsen, ma soprattutto i Jigoku, che sono gli inferni, vari inferni. Vi faccio vedere alcune foto. Questi
giardini privati, non sto scherzando, di persone private che vengono aperti al pubblico perché hanno queste solfatare che vengono fuori, queste cose particolari, e io qui vi faccio vedere in questa bellissima immagine in cui metto a piedi a mollo in una di queste. Ve la faccio vedere perché se mai ci doveste andare non comprate quello che ho fatto io qua, e cioè l'uovo, perché nei giorni successivi sono poi stato malissimo. Peppu secondo me può veramente meritare, mi ha ricordato veramente una Rimini degli anni 80-90, anche perché molte cose quando siamo andati noi nel 2013 non erano certo nuovissime. Si può pensare eventualmente, se volete rimanere più di un giorno, di fare la visita a questi due monti, quindi al monte Yufu e al monte Tsurumi, e poi magari pensare di arrivare alla stazione Yunotsubo, che è molto caratteristica come città, quindi da Beppu trasferirvi in autobus direttamente da qui e poi da qui prendere il treno che in 2 ore e mezza vi riporta a Fukuoka facendo questa strada qua. Direi che sul sud del Giappone ho già detto fin tanto, allungato il viaggio di ben altri 10 giorni rispetto a quelli previsti, ma se ce li avete, in effetti potrebbe valere incatenare tutte queste cose in questo modo. E chiaramente però ci vuole un Japan Rail Pass o un Rail Pass locale di almeno 2 settimane, o comunque quello locale, per estendere quello nazionale. Valutate questa cosa, è abbastanza costosa, ma secondo me abbastanza fattibile e dà un'idea molto diversa del Giappone, soprattutto tecnologico, a cui siamo abituati a pensando a Tokyo. Io vi ricordo come sempre di mettere mi piace, iscrivervi al canale, commentare e condividere questo video, lasciatemi anche eventualmente i vostri commenti dicendomi altre soluzioni, cose che mi sono dimenticato, sono stato anche un po' frettoloso probabilmente, e poi noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao!